un'altra serata importante con l'associazione UCID Monza e Brianza. Come ospite avete invitato il professor Maurizio Viroli, che ci ha dato delle risposte molto interessanti. Presidente Aldo Fumagalli, ci parli di questa interessante serata e delle risposte che abbiamo sentito dal professore. Bellissima serata, veramente interessante. Il professore ha una profondità incredibile, uno spessore umano molto alto e non per questo è uno degli accademici più rispettati e conosciuti all'estero. Da noi non è così conosciuto come all'estero. Beh, spero solo che queste piccole serate ne aumentino un po' la popolarità. È una persona che deve essere letta, deve essere ascoltata, perché è davvero una delle menti più brillanti che abbiamo in Italia. Possiamo parlare del prossimo appuntamento, del prossimo ospite? Vuole accennare qualcosa? Beh, noi avremo il dottor Viola, amministratore delegato del Monte Paschi di Siena, a maggio, e lo aspettiamo con grande attenzione. Sarà una serata vivace. Qual è la cosa, diciamo, più significativa che gli è rimasta impressa dalle risposte del professore? Ma di questo senso della patria, che credo che effettivamente sia un po' andato perduto nei nostri tempi. Senso della patria che si sposa col senso della cittadinanza. Ecco, direi che questo argomento della patria cittadinanza, che prevede anche essere famiglia di un certo territorio, eccetera, eccetera, mi sembra che sia un fatto da riportare alla luce, perché si è abbastanza annacquato nel tempo, soprattutto nelle giovani generazioni, che sentono il mondo come quasi un'esclusione della propria patria, e perdere il senso della patria significa perdere anche una propria identità, una perdita delle proprie radici, ivi comprese quelle che io ritengo molto importanti, il senso delle radici cristiane al quale apparteniamo. Stasera ci ha parlato dei doveri e bene comune. Tra domande e risposte c'è stata, diciamo, una bella serata, un bel dibattito. Insomma, diciamo dei consigli, qualcosa che possa indirizzare i giovani di oggi a pensarla in modo positivo, che per quanto riguarda la politica soprattutto. Perché c'è una dignità, la risposta è molto semplice. La persona che dedica se stesso, se stessa, a grandi ideali di bene comune, di servizio, vive una vita più bella, più calda, più colorata, che può essere raccontata, ed è una vita migliore di quella della persona che dedica tutte le sue energie soltanto all'arricchimento individuale o ai beni esteriori o alla famiglia. Non è una questione soltanto di generosità, è una questione appunto di saggezza. Ho scritto recentemente un libro che si chiama I consigli di Machiavelli al cittadino elettore, in cui ho cercato di usare la saggezza di Machiavelli perché ci possa aiutare in una scelta così impegnativa come quella del voto, di definire chi andrà a scegliere le leggi sotto le quali vivremo. È un po' il mio modo di fare, cioè io estraggo dal passato delle idee e poi i cittadini nella loro saggezza sceglieranno le migliori. Maggiore Luigi D'Ambrosio, stasera il professore ha apprezzato molto la sua risposta tra le varie domande che sono state poste riguardo alla politica, riguardo, diciamo, alla religione, alle varie tematiche. Lei cosa ne pensa e come ha apprezzato, diciamo, la presenza del professore? Ma devo dire che ci ha dato tantissimi stimoli, perché pur nella brevità comunque ha lanciato una serie di messaggi inequivocabili che ognuno di noi ha il dovere di approfondire e di meditare poi nei giorni a venire, perché comunque sono dei concetti che esposti sembrano molto semplici e banali, ma che in realtà purtroppo, se siamo qui a parlarne, evidentemente non sono ben concepiti da tutti e ben messi in pratica da tutti. Ma io parlo molto volentieri ai ragazzi, lo faccio alle scuole sia superiori di Monza che scuole medie, e parlo proprio di cultura della legalità e quindi del senso civico. Il professore in questo senso ha apprezzato forse il mio approccio nei confronti dei giovani, che è quello di far sì che loro sentano come propri determinati valori e non invece si limitino a
seguire dei comportamenti solo per il timore delle conseguenze alle quali potrebbero andare incontro, cioè devono sentire veramente di comportarsi bene, perché è l'unico modo per poter progredire, per poter far progredire poi la nostra nazione. Accolgono in modo positivo questo i ragazzi di oggi? Devo dire di sì, perché forse non si aspettano un approccio di questo tipo, forse vedendo il carabiniere viene visto un po' come in generale le forze di polizia, un po' come il soggetto da temere, il soggetto che impone determinate cose, quando poi si rendono conto che il discorso invece va in tutt'altro senso, e a quel punto viene molto apprezzato, perché non sempre hanno la possibilità di confrontarsi in maniera aperta su problematiche che li riguardano, li possono riguardare molto da vicino. Abbiamo qui il consigliere dell'associazione UCID Monza Brianza, che ha partecipato a questa serata interessante. Cosa ci vuol dire sulle risposte che ha dato il professore? Ma è stata sicuramente una serata molto interessante, le risposte sono state molto concrete, molto precise sulle domande. È stata una bellissima serata dove effettivamente abbiamo capito cosa vuol dire oggi essere, diciamo, vivere per la Civitas, vivere per quella che di fatto poi è la nostra patria, un qualcosa di superiore che ci deve trovare tutti quanti d'accordo per il bene comune, che appunto è la cosa più importante per tutti quanti. La ragione principale per la quale sono particolarmente felice, lieto di essere qui, è perché tengo molto a ragionare di un concetto come il bene comune, libertà politica, con persone che si orgogliosamente vi presentate come legate, appartenenti, custodi dei principi etici e politici della tradizione cristiana. E per questo vi enuncio subito la tesi che intendo sostenere, per cui dopo 10 secondi potete già cominciare a passare in linea ai primi, perché il mio discorso sarà solo un'illustrazione di questa tesi. La tesi è questa: se siete cristiani non potete non essere buoni cittadini. Detto diversamente, il cattivo cittadino non offende soltanto i principi della libertà e della vita civile, offende anche il messaggio cristiano, quello che si evince dai Vangeli e quello che si evince dall'insegnamento dei padri della dottrina cristiana. Vedete che come posizione comunista non è male, però vorrei argomentarla. Questo è esattamente tutto e solo ciò che mi permetterò di condividere con voi, lo esporrò in una maniera sintetica, soprattutto perché, come vi è stato promesso, incontrerò qui, tutti hanno annunciato con tono, alcuni di per mettermi in guardia, altri anche con un sì amichevole per dire poveretto, mi hanno già annunciato quella che in America si chiama bumping or bubbling evening, quindi, ma ci sono abituato, quindi sono sereno, anche perché le mie espressioni, vedrete, sono sì da cittadino ma soprattutto da professore. Quando si parla di bene comune, credo sia onesto riconoscere che stiamo parlando di un concetto che non è né scientifico né filosofico. È un concetto politico, quindi proprio del linguaggio politico, proprio quindi di un linguaggio che ha come fine il conflitto, l'affermazione, la storia. La politica è competizione, è conflitto, nella sua forma più grave, più drammatica, degenera in guerra aperta. Cosa vuol dire quando insisto sul fatto che il bene comune è concetto politico? Voglio semplicemente rilevare e portare alla vostra attenzione il fatto che esistono, sono sempre esistite, esistono, esisteranno sempre delle interpretazioni divergenti e opposte di che cos'è il bene comune. Non credo esistano esempi
di uomini politici o di donne che sono impegnate nella vita politica, che si presentano agli elettori, ai cittadini, dicendo: care elettrici, cari elettori, io sono qui per sostenere esclusivamente i miei interessi personali, sono qui per affermare il mio potere, sono qui per trarne possibili massimi vantaggi. Nessuno dice così. Tutti affermano in un modo o nell'altro di essere realmente impegnati a servire il bene comune, ma proprio per questo. Proprio perché è un concetto politico, le interpretazioni sono divergenti. Stiamo nel contesto americano. Per i democratici il bene comune degli Stati Uniti esige l'impegno attivo del governo a realizzare condizioni di giustizia sociale. Per i repubblicani il bene comune si realizza, per gli Stati Uniti si realizza limitando al massimo l'intervento dello Stato nella vita economica. Per i repubblicani, tradizionalmente, il bene comune degli Stati Uniti si afferma con una politica aggressiva sul piano internazionale. Per i democratici si realizza attraverso la promozione della cooperazione internazionale. Per i liberali, il bene comune degli Stati Uniti è favorito da leggi che permettono, ad esempio, i matrimoni fra persone dello stesso sesso. Per i repubblicani questo non è affatto la realizzazione del bene comune, è l'imposizione della visione di una minoranza contro i valori propri dell'America. Vedete, interpretazioni così. Potete fare il medesimo esercizio in Italia, il risultato non cambierebbe. E cosa ne pensa dei finanziamenti pubblici ai partiti? La sostanza, per capire anche come relazionarla con la sua relazione. Prima raccontavo che sono candidato sindaco a Brugheri con una lista civica per una scelta personale, al di là di quello che dice la legge, non chiedo un centesimo a nessuno, perché se dovessi ricevere un centesimo dovrei restituire un favore. Poiché voglio rimanere uomo libero e voglio che rimangano liberi i miei elettori, non chiediamo nulla a nessuno. Naturalmente non usufruiamo dei finanziamenti pubblici ai partiti. La domanda è: come si relaziona il finanziamento pubblico ai partiti con la buona politica? Cosa ne pensa? È quasi più difficile che rifilare la matrice in malcapitata. Ritengo che la politica, nella concezione che io ho disegnato, ma non sto inventando niente, sto semplicemente riportando, estraendo dalla tradizione nostra storica un modo di intendere il bene comune e l'impegno del cittadino. Quindi non sto inventando niente. Alla sua domanda rispondo che nella concezione civica del cristianesimo la politica è servizio e quindi deve essere praticata da persone che effettuano, che praticano, che dedicano giorni, a volte anni, a volte una vita al servizio del, io uso un termine antico che si chiama patria, al servizio della patria, svolgono questo per libera scelta e credo che questo loro sforzo debba essere sostenuto anche finanziariamente dalla libera scelta di individui. Un finanziamento pubblico come tale per legge non mi sembra coerente con la natura dell'impegno politico. Io credo che ci siano delle, si dice, lei lo sa meglio di me, le auguro ogni successo nella sua campagna elettorale per sindaco, si dice: ma la politica richiede molto denaro. Rispondo: la politica richiede molto denaro se devi distribuire molti favori. Se devi distribuire molti favori, non stai facendo una politica che è coerente al bene comune. Stai svolgendo un tipo di attività politica che è esattamente corruzione del bene comune. Lei mi dirà: ma allora non vinco le elezioni? Risponderei con un modo di parlare che lei conosce senz'altro: it remains to be seen. Mi permetto di non essere d'accordo col professore. Aia. Aia.
discorso del finanziamento pubblico, se uno mi dice non va bene il finanziamento pubblico, d'accordo, ma che il popolo di Dio possa finanziare la politica, questo sì, perché allora mi deve spiegare lui che è tanto innamorato dell'America, dove a così spendono decine, centinaia di milioni di dollari per eleggere, per fare eleggere la gente. Quindi sono anch'io d'accordo nel dire che probabilmente non deve essere lo Stato, il pubblico a finanziare i partiti, ma io sono di un partito, mi piace, lo voglio portare avanti, lo finanzio. In Italia c'è un grosse difficoltà, infatti è questo un po' il problema, perché allora negli Stati Uniti mi devo spiegare perché anche là penso che lo facciano la politica per il bene comune, mi devo spiegare perché la butta via tutti questi soldi. Allora sul fatto poi la risposta è questo, è il primo, quindi mi permetto di non essere d'accordo, appunto la risposta è stata come dire no, perché altrimenti se mi danno un soldo io sono obbligato a fargli un favore, ma dove sta scritto? Io ho fatto il sindaco, ho fatto politica per 20 anni, questo, non ho mai sentito questa necessità, assolutamente, primo. Per quanto riguarda invece la parte, lei dice noi eravamo protestanti e quindi noi non siamo buoni cristiani, perché se eravamo buoni cristiani lo Stato avrebbe avuto tanti soldi, ma l'analisi mi sembra che sia stata fatta un po' troppo monca, nel senso che lei non ha spiegato perché siamo così, perché non abbiamo il senso dello Stato, questo è il problema di fondo. Al di là di essere cristiani o meno, nessuno di noi ha il senso dello Stato, o pochi, perché quando lei che vive negli Stati Uniti, la bandiera la trova dappertutto. Se vogliono fare uno sgarbo agli Stati Uniti, in giro per il mondo gli islamici bruciano le bandiere degli Stati Uniti in piazza, se bruciano la bandiera dell'Italia in Afghanistan non vedo gente arrossire qua dentro. Quindi sembrerebbe quasi dalla sua analisi che siccome l'Italia è così congiata perché non siamo buoni cristiani, mi sembra semplicistica. Così come lei dice la carità, allora l'ateo cosa deve fare? Lei ha fatto tutto un discorso che il bene comune è legato alla carità e quindi ha fatto l'esempio di San Tommaso e da lì a partire. E chi è ateo allora non deve sentire il bene comune. Ringrazio molto l'interlocutore che mi ha posto le tre domande, spero di essere in grado di ricordare tutto. Comincio dalla prima. Io non ho sostenuto che il politico come servizio vale nelle due direzioni, vale nella direzione del candidato, del rappresentante, della persona che vuole farsi eleggere per servire il bene comune, ma chiede anche che come servizio gli individui diano delle donazioni, sostengano col denaro o col lavoro volontario, andando a cuocere, a preparare i dolci, spremere le limonate, a fare la colletta, a fare le manifestazioni. Ho semplicemente sostenuto che mi pare che lei non abbia espresso un'opinione diversa in merito, che mi sembra che un finanziamento pubblico determinato per legge ai partiti in quanto partiti, per sempre, senza la possibilità di scegliere se quel finanziamento deve continuare a essere posto in essere, come dicono gli avvocati, o deve essere basato sulla valutazione dei meriti, delle qualità, del valore del singolo candidato. Sono anch'io. E non dal fatto di ricevere una sovvenzione, di ricevere un aiuto elettorale, non comporta l'obbligo da parte di chi lo riceve di scambiare favori. Studio da molto tempo le campagne elettorali americane, so quanto denaro Obama o Romney, come McCain prima, Obama prima, tutti riescono a raccogliere. Ma questo non comporta che il candidato vincente si senta obbligato a restituire anche un favore, anche perché chi conosce gli Stati Uniti sa bene che molte volte le corporations, i grandi finanziatori, finanziano l'uno e l'altro, repubblicano e democratico. Cioè non c'è, qual è la garanzia per cui
cos'è che fa sì che se un candidato ha ricevuto un finanziamento non restituisce il favore? Due sono le difese. Uno, l'integrità personale, che sempre la va. L'altro, il fatto che sarebbe facilmente sottoposto a una critica severa dell'opinione pubblica e segnatamente della stampa. Mi facevo la domanda del perché c'è un distacco tra la politica, tra la res pubblica dell'italiano, appunto verso la res pubblica, e salto ad oggi. Faccio una domanda un po' forse provocatoria. Mi sto domandando, questo 30% di elettori italiani che hanno votato il Movimento 5 Stelle, oltre la semplicistica risposta di dire è un voto di protesta, può essere considerato un germe, un inizio di riappropriarsi? Non giudico e non voglio discutere se l'esercizio è positivo o negativo, ma può essere l'inizio, un po' in ritardo rispetto a altre azioni europee che le citava, può essere quell'inizio? La prima è relativa a un ultimo accenno che lei faceva su quest'Italia soggetta alla dittatura, a questi satrapi che si sono succeduti, queste condizioni di sudditanza, eccetera. Ma io vedo nelle nazioni nel mondo in cui ci sono dittature, ci sono situazioni di questo genere, come le poche, magari dove c'è queste minoranze, pochi tipo cristiani, abbiano un risveglio della fede. Non hanno. Allora forse arrivo alla seconda considerazione, quella che cristiani siamo oggi. Forse siamo gli cristiani che hanno perso il senso dell'essere cristiani proprio per una situazione troppo comoda, troppo facile, troppo distraente. E io credo che, non lo so se siamo molto cristiani o poco cristiani, io sto verificando una cosa però che è sotto gli occhi di tutti, che noi siamo un pochettino, chiamiamolo così, io lo dico, figli del taylorismo. Quindi il taylorismo che cos'è? È quella condizione, quello studio, quel senso economico di vedere la giornata, il lavoro spezzato in singole operazioni. E anche noi ci spezziamo in singole operazioni. Allora pensiamo di essere degli ottimi cristiani se andiamo a messa la domenica. Poi usciamo dalla chiesa, andiamo allo stadio e facciamo un tifo sfrenato con parolacce, insulti magari all'avversario che ci è a fianco. Poi magari andiamo in casa e cerchiamo di fare gli uomini, i grandi mariti o i bravi maestri, i bravi papà, eccetera, eccetera. Ma dov'è l'unità? Dov'è l'armonia dell'uomo? L'uomo non è più un'armonia in se stesso. L'uomo è diventato spezzato. L'uomo è spezzato. Viviamo una vita spezzata che oltretutto è stressante. Perché andiamo poi a impraticarci di sedativi o roba del genere? Perché non siamo più un'unità. Siamo un pezzo lì, un pezzo a cassetti. Apriamo il cassetto e ci infiliamo dentro. Chiudiamo il cassetto e apriamo un altro. Questo è per me il problema che c'è quest'anno. Abbiamo perso l'armonia di noi stessi, abbiamo perso un abuso, abbiamo perso quello che è, non è una religione la nostra, è un incontro, è una bussola sulla quale in questo incontro devo fondare la nostra esistenza. La ringrazio, non ho nulla da dire. È un piacere che lei abbia ricevuto questo applauso da fare del socio. Io non giudico. Mio il precetto evangelico, non giudico il grado di coerenza rispetto ai principi cristiani, dei cristiani che non lo sono, non giudico, ho semplicemente detto che e questa è tutta la sintesi del discorso che lei per sua fortuna non ha ascoltato, ho semplicemente detto che sulla base della tradizione storica italiana, sulla base delle scritture sacre, non vedo come si possa contestare il principio che se vuoi essere un buon cristiano, devi essere un buon cittadino e servire bene. Infatti vedo che resti. E su questo non ci sono problemi. Su questo non ci sono problemi. Almeno è difficilissimo contestarlo, perché poi la Bibbia è lì,
Certamente. Allora, il rispetto, lei ha citato l'unità della persona, ma questo è un bellissimo punto sul quale non ho che da aggiungere una considerazione, cioè vorrei che lei avesse ragione, e cioè e l'ha esorto a insistere su questo tema dell'unità del cittadino, del padre di famiglia, dell'imprenditore. Perché non capisco come si possa essere imprenditori corrotti e buoni cristiani, pessimi padri e buoni cristiani. Non capisco come si possa essere. La persona è una, tutto lì. Però se questo discorso lo applichiamo alla mia parrocchia, cioè dei non credenti, come si chiamano là, cioè dei non credenti della religione rivelata, perché se restassimo insieme altri 10 minuti sarei anche disposto a portare la discussione su un altro piano. E sa quale sarebbe? Che potrei anche rivendicare di avere una religione io, che è una religione del dovere, che è una religione della libertà. E abbiamo i problemi che lei ha evidenziato, li abbiamo anche noi. E sa quale abbiamo? Non è fra persone di spirito religioso il vero, non è lì il contrasto. Noi abbiamo dei nemici comuni. I nemici comuni non sono le persone che credono in un'altra religione. Sa quali sono? Sono gli uomini e le donne banali, vuoti, che non credono a niente. Se si afferma l'idea che si può vivere la vita senza principi, muore la sua religione e muore anche la mia. Se uno non diventa un cittadino, come dici tu, vuol dire che a questo punto è un servo praticamente, o no? Ecco, mi piacerebbe proprio, direi, vedere un attimo come si può porre questo discorso della libertà dei servi parlando, direi, dei cittadini. Caro Giuseppe, who needs enemies when friends are like that? Chi ha bisogno di nemici quando gli amici sono così? Perché hai posto due questioni difficili. La prima sembra semplice, ma era per me la più complicata, perché il Cattaneo lavora e si impegna a fare altre cose, cioè a tenere viva un'associazione che si chiama Civis, che opera qui in Milano, in Lombardia, vero? In Lombardia. Quando parlava del mio impegno sul tema dell'educazione civica, si riferiva al fatto che con l'aiuto di mia moglie, qui al tavolo, e qualche finanziamento di banche pubblico, abbiamo istituito ad Asti un corso di formazione in educazione civica, cioè cerchiamo di formare degli educatori, dei giovani che possano educare nelle loro comunità, nelle scuole. Quindi vedete che gli sforzi convergono. Caro Giuseppe, io non lo so se ce la faremo e non so quanto riusciremo a fare, e però ti posso dire non mi interessa. Non mi interessa perché hai ragione da un altro punto di vista, cioè è mio dovere, no? È mio dovere come insegnante, come professore, come studioso. Cioè, sono cittadino italiano, anche se cittadino americano, per questa patria un legame profondo, nonostante le delusioni che mi ha dato, ma non mi lamento, non amo lamentarsi, ma parte gli stessi. È mio dovere o no? Se è mio dovere lo faccio, punto, basta. Chi indossa un uniforme presta un giuramento di fedeltà alla patria, quindi automaticamente diventa un dovere, però io preferisco che prima che sia un dovere il nostro sia veramente un dimostrare amore alla patria, soprattutto lo dobbiamo a chi ci ha preceduto, che non lo ha fatto come perché lo sentiva come un dovere, ma lo ha fatto perché lo sentiva come un qualcosa di più profondo e di valido che un semplice dovere. E poi sui doveri credo che oggi
molti cercano di scansare, di evitarli in tutti i modi, per cui quando vado a parlare nelle scuole ho la possibilità di parlare ai ragazzi, dico sempre, mi invitano a parlare di legalità, poi rimangono un po' tutti stupidi, perché tutti, una volta uno mi ha detto vi faccio spaventare, mi terrorizzi con le conseguenze, in realtà io vado lì e dico, voi ragazzi non dovete comportarvi in un certo modo per il timore che poi vi possa accadere, vi mandano in carcere. Voi dovete essere consapevoli che comportarsi in un certo modo, amare la patria, rispettare le regole, è l'unico modo concreto per dimostrare un attaccamento agli altri e per dimostrare veramente di essere liberi, perché solo muovendosi all'interno delle regole, rispettando le regole, si dimostra veramente la piena libertà. Maggiore, posso invitarla ad Asti e tenere una testimonianza? Posso? Grazie, davvero. Lei, non aggiungo altro, è una lezione perfetta.